L'atelier di Rubens ad Anversa. Rubens seppe valorizzare appieno i numerosi collaboratori di cui si avvalse per realizzare la moltitudine di opere che gli fu richiesta al suo ritorno ad Anversa. L'atelier di Rubens fu il centro più attivo della pittura fiamminga del Seicento. In esso si alternarono pittori specializzati in ogni genere di pittura. Perché Rubens inaugurò la consuetudine di dipingere in un'opera le parti figurate, lasciando ad altri il compito di completarla con paesaggi o nature morte, a seconda del soggetto rappresentato. Rubens ebbe per collaboratori artisti di primo piano come Jacob Jordaens e Anton van Dyck, ai quali questa collaborazione non impedì di elaborare uno stile personale e originale. Jordaens realizzò opere talvolta più esuberanti e truculente, Van Dyck trovò uno stile di grande eleganza, dove la sontuosità dei colori si intona sulle gambe dei grigi e dei neri più severi, e il disegno libero e vivo sostituisce alla virtuosità una grazia disinvolta e studiata. Tra i collaboratori specialisti va ricordato Jan Brueghel dei Velluti, che lavorò a qualche paesaggio, soprattutto a inquadrare i ritratti in ghirlande di fiori. Van Dyck, il miglior discepolo. Esponente di una ricca famiglia che commerciava in seta e tessuti, Van Dyck si dedicò precocemente all'attività artistica. Nel 1615 aprì una propria bottega ad Anversa. E dopo solo 3 anni è indicato come maestro della Gilda dei Pittori. Iniziò presto anche a collaborare con Rubens, che lo definì il suo miglior discepolo e a cui fu legato da una profonda amicizia. In questi anni i due artisti lavorarono insieme agli stessi cicli pittorici o addirittura agli stessi dipinti. E forte fu l'influsso dei motivi rubensiani sul giovane pittore, che nei suoi quadri dipinse grandi corpi muscolosi con enfasi barocche. Seguì un lungo soggiorno in Italia dal 1621 al 27, durante il quale Van Dyck risiedette in prevalenza a Genova, ma visitò anche Roma, Firenze, Bologna, Venezia e Palermo. Ebbe così modo di studiare le grandi opere del Rinascimento italiano, che riproduceva in un taccuino di schizzi oggi conservato al British Museum di Londra. Tra tutti prediligeva Tiziano, di cui acquistò per la sua collezione ben 19 opere. Le opere di questo periodo risentono in particolare dell'influenza del maestro Veneto, evidente nell'uso di una gamma di toni morbidi e sfumati e nelle eleganti composizioni. Oltre alle numerose opere religiose, Van Dyck eseguì una serie di ritratti dell'aristocrazia genovese, per lo più a figura intera, che manifestano la sua piena maturità stilistica. Al rientro ad Anversa venne nominato pittore di corte dell'arciduchessa Isabella e divenne tanto famoso da ricevere la visita della regina di Francia, Maria de' Medici, nel suo studio. Si dedicò a dipingere soprattutto ritratti e pale d'altare, ma anche tele di soggetto mitologico come Rinaldo e Armida.
la cui leggerezza di esecuzione sembra anticipare il gusto rococò. Concluse la sua carriera in Inghilterra, dove si trasferì nel 1632 e divenne pittore in ufficiale alla corte di Re Carlo I, che, intenzionato a rinnovare l'arte del regno, aveva richiamato dall'Europa artisti italiani fiamminghi. Van Dyck strinse un accordo perfetto con il suo mecenate, che gli concesse un ricco stipendio, un titolo nobiliare e lo presentò a una vasta clientela. In Inghilterra l'artista realizzò un cospicuo numero di ritratti che offrono un'importante testimonianza del mondo nobiliare inglese della prima metà del Seicento. I personaggi ritratti appaiono in abiti sontuosi, stagliati su sfondi paesaggistici dai toni luminosi, secondo schemi che influenzeranno i grandi ritrattisti italiani. Che influenzeranno i grandi ritrattisti inglesi del Settecento, Thomas Gainsborough e Joshua Reynolds. Analisi dell'opera. Anton van Dyck, ritratto di famiglia 1618, San Pietroburgo, Hermitage. Il realismo di Jacob Jordaens. Con Rubens e Van Dyck, Jacob Jordaens è il terzo dei grandi maestri fiamminghi del XVII secolo. Ma diversamente dai suoi colleghi, trascorse tutta la vita ad Anversa, dove lavorò anche nella grande bottega di Rubens. Dal maestro acquisì la tecnica fiamminga e la conoscenza del Caravaggio, dipingendo forme monumentali collocate in primo piano e costruite con forti contrasti luministici. Il suo amore per la realtà lo portò a rappresentare prevalentemente temi di carattere popolare. Atmosfere paesane, domestiche e popolate da un'umanità di umile estrazione, che si esprime con gesti concitati ed espressioni esasperate, al limite della trivialità. Negli anni moltiplicò le varianti dei suoi temi preferiti, che traevano ispirazione da favole tradizionali, da racconti popolari, e che ebbero grande fortuna nel mercato della borghesia anversana. Tra 1620 e 60, Jordaens moltiplicò le varianti dei suoi temi preferiti, come la fiaba di Esopo, del satiro in casa del contadino o il re che beve, popolando queste tele di personaggi esasperati nella gestualità e nelle forme, fino a quasi sfiorare lo scemo. Con acuto spirito fiammingo, l'artista trasmette all'osservatore l'atmosfera di esuberanza e di eccessi dei banchetti di allegri contadini nelle Fiandre attraverso la mimica e l'espressione dei suoi personaggi. Nelle collaborazioni con Rubens, si vide invece obbligato a trattare anche argomenti mitologici, nei quali mostra minore sicurezza. Nonostante la sua collocazione defilata, godette di enorme popolarità su scala europea e ricevette importanti commissioni da Carlo I d'Inghilterra, dalla regina Cristina di Svezia e da Filippo IV di Spagna, per il quale lavorò la decorazione della torre della parata.
Bruegel dei velluti. Ma questa la vedremo in un'altra puntata.